Buongiorno, sempre in occasione di Expo Ticino, terza presentazione organizzata con la collaborazione del gruppo di scrittori Insieme e con l'appoggio del Pen Club della Svizzera Italiana e Reto Romancia, sempre in presenza della benemerita Chiasso TV che ci filma. Abbiamo il piacere e l'onore di incontrare il dottor Orlando Del Don, con cui abbiamo stretto anche un'amicizia letteraria. Lui, fra gli altri suoi pregi, ha quello di aver fondato la casa editrice Flamingo, che a livello letterario fondare una casa editrice viva, vegeta e che andrà avanti è una grande cosa. Lo incontriamo in questa veste come autore, scrittore di un libro. La autrice con cui lui ha scritto il libro, Annalisa Molteni, stasera non c'è. Il dottor Orlando rappresenterà anche lei, sì, quindi sì. Il libro è Sharada, è ben presente nelle librerie svizzere e italiane, ha avuto molte ottime critiche e insomma cominciamo a chiedere al dottor Del Don com'è scrivere un libro da psichiatra con una scrittrice proprio dal punto di vista della scrittura, il metodo. Se ce lo può svelare. Bene. Come siete riusciti a realizzare quest'opera che fra l'altro io l'ho letto con grande piacere, anche recensito, è di veramente notevole livello. Come siete riusciti a portare a termine questo operetto? Perché non è facile. Io ho voluto una volta scrivere un libro a quattro mani e assolutamente non funzionava. Bene, prima devo ringraziare Sergio Reuss per questa bella presentazione. È vero, abbiamo un sodalizio letterario, culturale, e questa occasione data anche da questa intervista che in qualche modo ci aiuta naturalmente a promuovere la cultura, a promuovere la lettura, che è un po' lo scopo della Flamingo Edizione, quello di portare innovazione, affascinare i lettori, giovani e meno giovani, avvicinarli alla riflessione e al piacere della lettura. Detto questo, la domanda è chiara di Sergio Reuss. Evidentemente scrivere un romanzo a quattro mani ci vuole una grande affinità, ci vogliono nervi d'acciaio e poi ci vuole anche una buona disponibilità, apertura mentale, perché bisogna anche cogliere le occasioni che vengono offerte dal collega. Devo dire che Annalisa Molteni la conoscevo da tempo, collabora con la Flamingo Edizioni, e ho sempre amato anche, come dire, le sue pubblicazioni. Ci siamo conosciuti alcuni anni fa e abbiamo iniziato questa collaborazione. È stata Annalisa Molteni che mi ha proposto una cosa. Mi dice: Orlando, ho scoperto al manicomio di Volterra un caso straordinario, bellissimo, ne facciamo un saggio. E io l'ho letto, dico, è talmente bello che un saggio va a finire che poi lo leggiamo in tre o quattro specialisti e finisce tutto lì. Trasformiamolo. E trasformare una storia vera, un saggio, insomma, doveva essere un saggio, quindi una questione epistolare, quindi il paziente, insomma, in qualche modo comunicava la sua storia e cercava un interlocutore. Alla fine dei conti gli interlocutori siamo stati noi, l'abbiamo preso, l'abbiamo fatto nostro, l'abbiamo adattato a quelle che sono le nostre, erano un po' che le nostre ambizioni, ma sai cosa abbiamo fatto in più? Abbiamo ripreso un inedito. Io avevo scritto negli anni 86-87, quando ero ancora all'Università di Losanna, a Uscì, avevo scritto un memoriale dove in qualche modo avevo già abbozzato un personaggio simile a Oliver McQueen e l'abbiamo ripreso. Non è stato facile all'inizio perché Annalisa Molteni mi correggeva in continuazione dicendo: devi smetterla di mettermi addosso ansia e di crearmi situazioni che non riesco a integrare. Appena ho risolto un problema tu me ne porti un altro. Amante degli enigmi, per me gli enigmi erano, cioè, uno dopo l'altro. Lei invece voleva metterci dentro un po' di passione, no? L'amore, la tragedia, i destini che in qualche modo si compiono, eccetera. Devo dire che per fortuna ho dato retta a Annalisa che mi ha aiutato. E ho semplificato molte cose, ma è stato difficile perché in fondo io
mi sento un po' il protagonista, Oliver McQueen mi assomiglia tantissimo, no? E devo dire che io, per come mi conosci e per come mi conoscono, ho, come dire, plasmato questo personaggio, perché è un personaggio ostico, altrimenti non sarei qui a parlare con te in questo momento, se fossi il vero McQueen. Per cui l'ho plasmato e l'ho un po' sacrificato, no? E attraverso il libro l'ho comunque ripreso, l'ho riattivato. E grazie ad Annalina, che da questo punto di vista è stato un po' un faro, perché mi ha messo dentro bei personaggi, l'amore, la tragedia, e naturalmente io ho dovuto interpretargli questi elementi qua attraverso le componenti che mi aspettavano. Ho introdotto alcune questioni riguardo, per esempio, accorgimenti che semplificano un pochettino il contatto epistolare, perché tutto nasce attraverso una busta che contiene delle lettere. Queste lettere sono degli enigmi. Questi enigmi sfidano Oliver McQueen, il quale non può esimersi, d'uno perché gli piace il suo lavoro, secondariamente perché vuole risolverli, ma facendo questo entra in un circuito mentale che lo rischia di alienarlo completamente. Non vi dirò che il soggetto è più o meno patologico, ma diciamo che è un soggetto che ha sofferto molto. Ha sofferto molto nell'infanzia, ha avuto delle privazioni, delle tragedie, una madre particolarmente egoista, una donna affascinante, una nonna bellissima, fatale, ma naturalmente incapace di relazioni umane con il ragazzino. E questo ragazzo cerca ancora, diventato un professionista, un ricercatore, un docente universitario, un uomo di scienza, cerca ancora, in fondo cerca ancora di essere ascoltato, cerca l'amore, cerca la comprensione, cerca l'affetto, cerca la vicinanza. In fondo è un personaggio anche drammatico e patetico, che però nasconde, come dire, la sua sofferenza attraverso un atteggiamento un po' distanziante, burbero, che rinuncia a tutto, ma che va a cercare attraverso la psicanalisi, attraverso la scienza, quelle risposte che avrà solamente attraverso un dramma, attraverso un'esistenza drammatica. Certamente, ma difatti da questo punto di vista io ho interpretato il testo e anche un po' forse la mission del libro, poi mi correggerai all'occasione, nel senso che questo libro potrebbe dimostrare per un lettore, almeno nel mio caso, che ogni analisi è anche in parte un'autoanalisi, no? È vero. Però sempre è così. Dal momento che l'analista è quello che fa partire il meccanismo, se l'ha fatto partire bene, il paziente dopo un po' non può più farne a meno, continua. Deve andare avanti, è necessario. Poi naturalmente è vero, se è un buon analista le cose procedono in maniera un po' più diretta, meno, come dire, zizzagante, ma qualcuno che ha conosciuto prima di tutto i poteri e poteri positivi e negativi della mente e i labirinti che un buono psicanalista riesce a mettere in evidenza nell'analisi con il suo paziente, una volta che questo è partito, non si può più tornare indietro. C'è un punto di non ritorno dopo il quale non si può più tornare indietro. Infatti, quando si inizia un'analisi, c'è una fase che è un preliminare e oltre il preliminare il paziente inizia la vera analisi. Il preliminare può durare dei mesi, un anno, anche 2 anni, nei casi difficili, no? Il paziente deve cominciare a sviluppare un trance, cioè deve incominciare a vedere attraverso la relazione con l'altro, rimettere in gioco quelle emozioni, non quelle considerazioni cognitive, intellettuali, eccetera, ma emozioni. Deve rivivere intensamente quelle situazioni che lo hanno, come dire, messo in ginocchio. Ecco, quando parte questo, inizia l'analisi. E quell'analisi lì non può essere interrotta finché abbiamo deciso che quella scoperta, quelle scoperte che facciamo ci bastano. Poi è vero, quando uno inizia rischia che poi vuole andare avanti. Non vorrei in qualche modo
arrivare ad essere il Woody Allen di turno, nel senso che dopo 30 anni, dice Woody Allen, ho deciso di fare una pausa e di andare a Lourdes. Io do un'ultima occasione. No, senz'altro no. In effetti il libro comincia con un'analisi a distanza, con un plico, una lettera, delle lettere, un insieme di lettere di questo personaggio femminile, buona parte anche misterioso, no? Di cui Oliver McQueen fa l'analisi e chiama questo personaggio femminile Dora, no? Ecco, questo personaggio femminile però ha anche la facoltà di, no? Di far rivivere lo stesso McQueen parte della sua vita. Che rapporti ci sono fra questa analisi che lui deve fare e poi questo ritorno al passato che è costretto, ma che anche deve compiere in qualche modo, il suo passato, no? Notate bene una cosa, che i personaggi centrali della narrazione sono tutte donne. Sono donne, cioè un alter ego, sono quelle donne che McQueen non ha mai capito, è quella mamma che non è mai riuscita a conquistare, è quella donna bellissima che in qualche modo neanche il papà è riuscito a conquistare, perché certo, il papà di Oliver, pure lui uno psichiatra, ha sofferto moltissimo e poi c'è una tragedia lì dentro. È una donna intelligentissima, brillantissima, con un talento straordinario, affascinante, capace di ogni nefandezza, che però in qualche modo utilizza persino i suoi figli, no? Per mettersi in scena, in mostra. Ed è qualcosa che nella realtà succede più spesso di quello che si pensa. Evidentemente nessuno si identifica, perché quando queste cose vengono lette, presentate, nessuno vuole essere una figura così. Però questa naturalmente è la forma estrema, ma ci sono tante forme che da questo punto di vista nella realtà quotidiana, il rapporto con la mamma, il bambino con la mamma naturalmente, intendo, certo, sono i primi, è fondamentale per riuscire a costruire una relazione poi con gli altri, trovare la fiducia negli altri, avere questo rapporto esclusivo con la figura femminile accudente è elemento centrale nella teoria psicanalitica, no? Ma poi anche nella vita di tutti i giorni da questo punto di vista. Il povero Oliver...